utilizzerei tre concetti che sono sorteggio statistico, deliberazione e ovviamente clima. I primi due fanno riferimento in realtà a tutte le assemblee dei cittadini. Il sorteggio statistico fa riferimento al metodo di selezione che si utilizza per selezionare i partecipanti alle assemblee, quindi un sorteggio, una selezione casuale, libera, che fa sì che si possa prendere potenzialmente chiunque, qualsiasi cittadino, ma questo sorteggio è anche statistico, ovvero la selezione fa sì che il gruppo di partecipanti al processo sia quanto più possibile rappresentativa della società di appartenenza dal punto di vista statistico e sociodemografico. Deliberativo fa riferimento a come si lavora all'interno dell'assemblea. L'approccio della deliberazione fa sì che i partecipanti siano suddivisi a tavoli di lavoro, ciascuno con il proprio facilitatore, si cerca di arrivare a raccomandazioni quanto più possibile condivise e discusse, privilegiando il metodo del consenso a quello del voto. Infine, l'ultimo termine è ovviamente il clima, perché è su questo tema che questo tipo di assemblee si concentra.